Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e questo sarà un video reaction al trailer di 13 Reasons Why, la seconda stagione. Vediamo un po' insieme, ho deciso di non vederlo da sola perché volevo vederlo con voi. Mi sono qui munita del mio telefono. Monsters & Co. che galleggiano. Ho anche le cuffie, funziona solamente una delle due cuffie, quindi vabbè, ci adattiamo. Ho avuto degli spoiler, alcuni di voi mi hanno detto che è molto molto deludente, quindi proprio per questo vorrei fare una reaction a caldo. Scusate per il cappello, ma ho dei capelli pessimi. Questo è il vero motivo, più che una scelta di look per quanto riguarda il cappello. Vediamoli in inglese. Vabbè, c'è Clay che cammina, il tizio che si scambiano degli sguardi tipo l'armadietto, vabbè. Una foto di che cosa? Anna non era l'unica. Oh mio Dio! Poraccio, questo che ancora vede questa. Ma quindi adesso che cosa succede? Cioè, Clay diventa tipo un coso, il vendicatore di tutti. Cioè, a me pare un pochino eccessivo. Voi che cosa dite? Momenti al parco, gente che brucia roba. Ma ce n'è uno nuovo? Ma chi è questo nuovo? Oppure è qualcuno che non riconosco? Qualcuno buttato per terra? Chi è? Ah, il fotografo, chi è? Ma io non riconosco più nessuno, è passato un po' di tempo. No, vabbè, vi dico, adesso secondo me lo sapete che succede. Adesso anziché le cassette ci saranno le foto. Dipende come se la giocano, perché se è una cagata, cioè, io mi arrabbio. Vabbè, Clay Porello che c'ha il peso del mondo sulle spalle. Tutti che si arrabbiano pure con lui, come se non bastasse. Ah, inizia il processo. Ci sono delle immagini che non si capisce, cosa dell'immondizia, gente nuova che fa cosacce. Ma chi è? Cioè, chi è sta gente? Perché sparano? Clay vuole sparare, vuole ammazzare la gente. No vabbè, ma quindi mo diventa tipo il giustiziere? No, ma io non ci credo, cioè non c'è senso sta cosa. No, i nuovi personaggi funzioneranno? Non lo so, voi che cosa ne pensate? Allora, da questo secondo trailer, cioè trailer effettivo perché è assolutamente stata annunciata la stagione, a quanto ho capito ci sono tipo delle foto che funzioneranno un po' tipo le cassette, quindi su ogni foto si capirà qualcosa in più e dietro ci sarà qualcuno che secondo me vorrà suicidarsi, però alla fine non lo farà. Ci sarà anche altra gente che io non capisco, chi sono queste persone, ma dove sono uscite? Non si sa. Vediamo un po' come le riescono ad amalgamare nel gruppo, perché se non le riescono ad amalgamare è una cagata, se invece funzionerà alla grande. Mi sento veramente tipo Hans uomo talpa in questo momento, tipo quando si veste da Bart Simpson. Uguale. Poi non lo so, Clay che adesso diventa violento e spara a tutti, non lo so, il processo, sono molto curiosa di vederlo. E la parrucca che hanno messo alla madre di Anna Baker, cioè santo cielo, c'è un problema con le parrucche secondo me in questa serie TV. C'era quella dell'altra serie in cui Anna Baker aveva i capelli corti, che era una parrucca che si poteva guardare, sembrava quelle che mi mandano a me i siti cinesi. Questa volta invece c'è la madre che c'ha quella parrucca così, che è un po' Fantaghiro, un po' così, che boh, non lo so, sinceramente non lo so, sono molto indecisa. Mi sembra un po' questa seconda stagione, però sono ottimista. Io fino a che non guardo sono sempre ottimista. Però insomma le possibilità che sia un po' tirata per i capelli ci sono secondo me. Vediamo un po' come va avanti nel mentre è calata la notte. Questa è Anna Baker così. Sinceramente se Anna Baker alla fine è viva, no. Cioè, deve rimanere Clay che diventa pazzo, secondo me. Secondo me è quello. Clay impazzisce in questa seconda stagione e tutti dovranno salvare lui. Magari noi fino ad un certo punto crediamo che lui sia a salvare gli altri, ma in realtà devono salvare lui perché è uscito di testa. Questo secondo me potrebbe essere una buona svolta di trama. Vediamo un po', sinceramente. Non lo so, vediamo. Voi che cosa ne pensate? Cosa avete capito da questo secondo trailer in cui non si capisce praticamente niente? Fatemelo sapere con un commento. So, voi che idea vi siete fatti? Io alla metà dei personaggi non sono riuscita neppure a capire chi cavolo siano. Ho visto una foto, però forse era vecchia, del personaggio quello là che è nella prima stagione, non mi viene il nome. Aveva i capelli ossigenati, adesso non li ha più, non ricordo. Che aveva dei capelli diversi, era praticamente irriconoscibile e non so cosa pensare. Voi che cosa pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Sono curiosa delle vostre ipotesi, perché secondo me potrebbe essere questo. Vi immaginate se ci sono tutte queste foto, ma in realtà è Clay che è impazzito in questa seconda stagione. Non esistono nessune foto, lui sta lì, fa tipo queste indagini, ma in realtà è solamente pazzo lui. Cioè, porello, lì mi dispiace un
sacco, però farebbe anche un po' ridere. Però non lo so, se tutti dovessero salvare lui e si scopre solamente alla fine, che quindi all'inizio noi siamo convinti che effettivamente ci sia qualcuno da salvare, un'indagine da fare, ma poi alla fine si scopre che noi stiamo vedendo semplicemente la proiezione e il delirio mentale di Clay, secondo me sarebbe una figata. Però vediamo, perché se si ripete semplicemente la storia delle foto, ma porello sto Clay, ma poi andrà a risolvere tutto, poi andrà a salvare il mondo lui da solo così, con sto cerotto in faccia, non lo so. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, diamoci alle teorie più strampalate un po' stile Game of Thrones, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!